Let's go party. Buongiorno, buona domenica dalla pasticceria Fanna, via del Cassano, Secondigliano. Ci troviamo qui questa mattina con un nostro carissimo amico e noi lo presentiamo. Ma cosa mi dici mai? Ma adesso qui abbiamo anche Orso Yogi che sta lì. Vieni eccolo con la qua, Orso Yogi. Vieni andiamo con la camera, ecco qua. Eccolo qua. E fa così. Bubu, guarda, siamo alla pasticceria Panna, e Panna buona, chi viene da qua? Ciao a tutti dal vostro Topo Gigio, ciao! La pasticceria Panna, sì. Ma ogni domenica accade questo? Quasi tutte le domeniche. Quindi per tradizione ogni domenica è dolce a casa, non deve mancare. Sì, è una tradizione. Allora diciamo anche, da dove viene lei? Da qui, sono del Rione. Del Rione, via del Cassano. Lei viene dal Rione, via del Cassano, ad acquistare i dolci alla pasticceria Fan. Poi chi è che li mangia a casa? Veramente li mangiamo tutti. Tutti? Allora quindi ne prenderà qualche chilo in più? Un chilo, siamo tre di noi. Allora un chilo va bene. Ma come sono i prodotti? Diciamolo in telecamera anche ai telespettatori che ci guardano da casa. Sono ottimi. E si vede che sono ottimi, perché il signore qui quanti anni ha? Ho 71 anni. Sembra che ne ha 50, perché grazie. Lei sta in forma con i dolci della pasticceria Fan. È vero. Quindi diciamo una cosa, chi viene qua fa buono. Fa bene, sì. E fa bene anche di salute. E fa bene di salute. Salutiamo. Ciao. Arrivederci. Gelato a cioccolato. No, ragazzi, che gelato a cioccolato. Chi sei? Un babà. Abbiamo noi qui in diretta televisiva. Finalmente, buongiorno, buona domenica. È lui uno dei fans della pasticceria Fans. Ma lui non è un fans, è quello che vi fa diventare fans. In diretta televisiva, finalmente, buongiorno, buona domenica. È lui uno dei fans della pasticceria Fans. Ma lui non è un fans, è quello che vi fa diventare fans. Fan numero uno. Come ti chiami? Antonio. Antonio, eccolo qui. Poi dopo vedremo Enzo, vedremo la moglie, vedremo quell'altro tuo fratello. Ma adesso, ragazzi, in anteprima, qui a Via del Cassano, Secondigliano, questo babà, come voi vedete dalle immagini, lo sta per acquistare il grande mitico Adriano Celentano. Eccolo. Ciao a tutti da casa. Ma qui sono fortissimi. Sono venuto qui alla pasticceria Fan a prendere il babà napoletano. Aspetta, devo dire una cosa, che i dolci non sono a pozzotto con Adriano Celentano, mi raccomando, perché i dolci qua sono veramente di qualità. Tutto 6 euro a chilo. Poi abbiamo, che cosa più abbiamo? Dillo. Abbiamo rosticceria, piccola pasticceria, via col vento, via di col tutto. Vento. Di tutto. E naturalmente dalla pasticceria Fan, via del Cassano, ragazzi, è proprio lui, di 20 anni fa, ma è proprio lui, ragazzi, è Giovanotti, eccolo, buongiorno. Come ti chiami? Alberto, vabbè, uguale a Giovanotti, conosci a Giovanotti? Come, non conosco. Allora, noi qua abbiamo Corrado, ti faccio presentare a Corrado, vai. Oh, signori e signori, buonasera a tutti quanti voi dal vostro Corrado, e siamo qui tutti quanti alla pasticceria Fan, ma lui è giovanotto, ma però mi sembra un po' Pino Daniele che fa così. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, mi sento un uomo disperato, ciao a you. Salve e buongiorno a tutta la fascia che ci ascolta su TV Paradise, ma dobbiamo dire che qua abbiamo anche un personaggio, un tuo cliente fisso, visto quando si parla di dolci. E pensa che tu stavi giù a preparare i dolci, eh? Stavi giù a preparare i dolci, perché i dolci vengono preparati qui nella tua pasticceria, fatti da te e dal tuo staff, e lui li provava sopra. Presentiamolo, Bombolo!
se ha commentato come sono contento di essere qua in pasticceria Fan con Vincenzo Ammazzo. Ah, Vincenzo, ma qui c'è tutta roba buona, ti ho visto impastare giù, però io mangiavo un bambino napoletano e vengo da Roma per venire anche io qui a pasticceria Fan con Pino Grazioli. Vincenzo Ammazzo, fammi un po' sta cosa, vieni qua, vieni un po' tutte le cose. No, non andare là, vieni qua perché questo se va là è un guaio. Se va là mi mangio un'altra babà. Bene, allora io direi di salutare Vincenzo e dire perché devono venire qui le persone ad acquistare da te. O sanno buone quelli che vengono qua. Ha detto bene. Allora, sapete buona. Potete richiedere per le vostre feste, qualsiasi festa che voi vogliate fare, loro sono preparatissimi qui. Pacchetti da 30 euro a 160 euro, di tutto e di più, ragazzi, ma soprattutto abbiamo anche qualche novità. I semifreddi. Bicchieri e torte. Ragazzi, là è il loro forte soprattutto sui semifreddi. Venite, provate e poi ritornate. Ciao da Pino Grazioli, Vincenzo e Tony Francese, venite, vi aspettiamo. Grazie.